Faccio partire, ho fatto partire almeno l'ultima registrazione per oggi di Assassin's Creed Brotherhood, Covo di Isola Tiberina. E aggiungiamo questa località. E poi chiudo la live dopo questo video, quindi ho un'altra mezz'oretta e poi si sistema il tutto, sì. Mi sembra un'ottima idea. Ben trovato, Niccolò. Ah, Serezio, un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Ho sentito È molto di Bartolomeo parlare che hanno cambiato il di doppiatore. Bartolomeo Dalviano. Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ora propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, sai dove le truppe dei Borgia abbiano condotto Caterina Sforza? Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi non conosci la situazione del nemico? Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e Stanno. altri romani Mi importanti, sono ma tre cose di la Assassin's Creed, proprietaria è ladri, indolente e preferisce puttane frequentare le feste piuttosto che e appoggiare la assassini. nostra causa. E che mi dici dei ladri della città? Esiste una gilda? Sì, Anche là c'è una. ma si No, rifiutano di puttane, ladri trattare non con c'è, noi. giusto. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici. E cioè non è che abbia pure tutti i torti, eh. Sequenza 2 completata, esatto. Poi. Il mio trofeo? Ah, ecco. Stavo per piangere. Foglio Atlantico. Sequenza 3, il guerriero, l'amante e il ladro. 3 su 9 vuol dire che cazzo siamo già un terzo di gioco. È veramente corto Brotherhood, rispetto agli altri, poi per me è una durata più che legittima, cioè, di più probabilmente avrebbe rotto il cazzo. Anche Revelations non è che dura chissà quanto. E quindi niente. Andiamo. Bandiere dei Borgia rimosse 4 su 11. Sincronizza. Perché nella vita vince? Ok, no, se interagisco entro, quindi evito. Però da un Fabio ci vado. Da un Fabio ci vado perché ho bisogno di armature nuove. E quindi. Allora, se non sbaglio dobbiamo andare a fare amicizia con le cortigiane. Quanto costa? Va bene. Con le cortigiane e poi Ladia e compagnia. Inoltre eseguiamo riparazioni e modifiche di accesso. Ok, ripara tutto, sì, assolutamente. Armature. Dammi questo, armi. La spadona romana, no. Ok. Allora, sai cos'altro sblocchiamo? Un dottore. Se me lo permetti, sì. Ma cosa
perché il potete anche far scorta medica. Aspetta, sì, me ne salvano. Ho fatto quel che potevo, ma in futuro state fuori dai guai, datemi retta. Ok, quindi da dove partiamo? Punto d'osservazione è la torre di Volgia, vabbè che ci sta, per carità. Andiamo qui, dai. Carità, carità per un povero cristiano. Mio. Per Dio, un altro scherzo. Disponiamo di un'attività in loco. Io questo è un balcone. Madonna, il casino. Non puoi correre senza disintegrare Roma, cazzo. Quindi vi... Vabbè, anche io coglione che mi vado a mettere nei veicoli, eh. Lei, cosa cazzo fa? Vai. Vai, va. Dopo. Ah, devo sbloccarlo. Ok. Andavano pagati? Non mi ricordo. Vabbè, però lei è veramente ritardato. Cioè, al solo sentire gli zoccoli ha fatto cadere tutto. Al solo sentire. Via, cazzo, tutti. Non sarebbe male prenderlo. Punto. Più altro perché poi mi incasinano con... cioè, le cose... delle zone vietate. Quindi, capito, prenderne ore il più possibile non sarebbe male. Buon ponte. Zero punti, va bene. Andare in giro così. Ruberò un altro cavallo. Mi sembra abbastanza logico. Potrei anche andare a farmelo a piedi. Non è così tanta. Non me le segna le piume. Le... sperato. Piume e bandiere segnate con l'occhio dell'aquila. Rendita depositata, 500 fini nella cassaforte della banca. Che sta dove? Non me l'avete mica detto questo. Poteva tornarmi utile come dettaglio, però. Ezio. Volpe. Mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. Non fatti direttamente riduce l'autorità, rimani osservato finché non incontri la volpe e la gilda dei ladri. Va bene. Ogni tanto io mi giro, cambio lato. Banca, posso?
Ok. Ne approfitto. Già che c'è. Ma come la sonora l'ascolto molto spesso su Spotify, ma comunque. Cazzutissimo. Jesper Kyd dovrebbe chiamarsi il produttore. Non so se è Kid o Kyd perché c'è la Y. Sai che forse mi conveniva liberare la cosa. No, ok. Cambiamo un cazzo. Qualcuno poi me lo insegna il salto, ok? Allora, che cosa ne pensi? Aiuto! Volpe, mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli. Io uccido questi, va! Pensa agli altri! Ok. Oh, yeah. Chi va a 10? Ok. Madonna, però. Ma non posso ridurre la distanza dal bersaglio, se... Aspetta. Ok. No, perché se no mi si bloccava la missione, non peraltro. Ok. Perché giustamente facciamo, Ezio. Andata. E famigerato. Nasconditi dalle guardie. Tanto è diventato Gioldu. Mi uccideranno. Così. Sta attento. Fa come me. State vicino. Ok. Ah, di qua. Ce la facciamo senza farci cassare? Nessuno spegne. Come si può condurre una vita? Ok. Qua. Ottimo. Vai, fortissimi. Grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via e dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrei eliminare i testimoni. Sai bene come sparire. Sì, il... Per dire tua notorietà, sì. È stata una bella mossa la mia, quella di cominciare in un'area riservata. In un'area vettata dai Borgia. Avvicinati a un banditore e premi quello per corromperlo. Pensi che sia il primo Assassin's Creed? Non c'era la notorietà nel primo, vero? Mandano a eliminare dal creato quell'essere demoniaco che risponde al nome. Guariscimi da questo freddo. Ok. Cristo!
prega di notare che l'indulgenza per il peccato di Adolfo. Quanto cazzo costa? Poiché in un recente consesso i cardinali hanno creduto che le basse tariffe incoraggiassero a peccare. I nuovi ricavi serviranno a... Ok, qual era il... Ok. Celebrativo di sua santità Papa Alessandro. Sì. Come un novello Romolo. Beh, non mi cagano più. Questa cosa io non l'ho mai capita, l'ho sempre trovato una gigantesca stronzata, però... Tant'è. Cazzo, lamentarsene dopo 12 anni, è stupido. Meglio, magari stupido no, però... Inutile, indubbiamente. Quello senz'altro. Cazzo, è stato un po' che non mettere sta camicia. C'ho dei ricordi legati da Silent Hill Homecoming. La primissima volta che misi le mani su Silent Hill Homecoming fu il 2017. Con questa camicia. Addosso. Vedo un disgustoso, me lo ricordo. L'ho anche portato, come tutti i Silent Hill. Non posso sbloccarlo, no, ora in missione no. Ah, è qui. Che nottata, vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. Ti sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi dici dei ladri? Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì, l'idea mi piace. Allora farò così. Parla con l'architetto per il professore della città dei ladri. Buongiorno. Magari meno, sì. Tipica taverna comunque. È stato un piacere, alla prossima. Poi Ted Mosby che mi parla a un architetto mi fa un po'. Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpi Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu, se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo, ci occupiamo anche del gioco d'azzardo. È un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdano sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Bene. Non mi voglio giocare d'azzardo, quindi interagisci. Direi che è anche un ottimo punto di osservazione. Dico la posizione di ricordi della sequenza ripristinata, cioè... Oh mio Dio, che cazzo erano? Fanculo, non me lo ricordo. Ok. Vai. Punto d'osservazione, peso e tutto. Ora. Tu cosa cazzo è?
Va bene, devo liberare ancora diverse zone dai Borgia. Qui abbiamo diversi punti di osservazione. Già panico, se non mi ricordo. Per veramente un attimo ho temuto che i punti di osservazione fossero solo nelle torri dei Borgia. No. Comunque andiamo qui. Mi risparmio un attimo. Attenzione, un bot ha messo mi piace. Ma sapete che io potrei quasi fare un'altra mezz'ora ancora? Mi sto divertendo. E vabbè, Assassin's Creed. Piuma. Dalla tenuta come ne uscivo? Da qua, dalla porta, giustamente. Una moneta per mangiare. La batteria com'è? Minchia, tre ancora. No, perché l'hai fatto? Ci eravamo così vicini. Ok. No, via. Perché non l'hai? È stata una scena di un triste cazzo. E l'ada? Boh, forse l'avevo. Forse nel momento in cui l'ho preso, l'ho effettivamente preso, non lo so dire. Ok. Al locale vicino a casa mia hanno appena buttato tanto vetro, interessantissimo, non so, non vedevo che voglio saperlo. Ora qui cazzi Bernardino da Verona. Vabbè che aspetta, volendo potrei farlo. No, non posso farlo stealth. Sono sicuro di conoscerlo. Fermo! Ma devo averlo già visto da qualche parte. Fermate qui! Via! Via. Non puoi scappare, bastardo! Sto scappando, tu pensa. No, troppo. Ezio. Ok. Bene. Vabbè, non mi preoccupo per quel manifesto, cioè per quel tanto di notorietà, però perché rischiare?
questo è lo stesso piano. Vai. Benvenuto alla rosa in fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. Vai. Come paga il riscatto, no? Ce l'ho il denaro, non è per quello. Ha perduto il senno. È che volevo picchiargli a sangue. Mi sembra più, no? Più corretto. Detto che quello si mette l'osso del corpo. Ci abbiamo messo un paio di cose. Andiamo. Questo pop-up sono aumentava anche Farens ai tempi della top del 2010, però l'ho giocato su 360. Questa edizione PS3. Boh. Si sarebbe dovuto risolvere il problema, linea teorica. Ma comunque. Tant'è. Troppo, chiedo perdono. Salutatemi, messer Nino. Ok. No, no, va bene, no, va bene, no, va bene. Fanculo, sono ritardato. Quanto è a casino? Ecco. Avrei dovuto prendere il cavallo un po' prima, nel caso. Avevo visto tipo la bandiera, esatto. Vabbè, ma sono nella merda, perché sono in completa zona. Aspetta, non nuotare, vabbè, sì, vabbè. Quale voce? Lasciala andare. No, prenditela con Cesare. Oh, altri piani. Ecco. Ok. Ok. No. Oh, cazzo, siete tutti così voi. Ok. Ok. Andata. Torna la rosa in fiore, sì. Torniamo. Abbiamo anche la della notorietà, ma poca roba. Dov'è il manifesto qui? Qua su? Molto
Notorietà meno 25%, in automatico tutti i manifesti in città sono scomparsi. Cioè, stranamente familiare. Cazzo vuoi? Chi ti ha mai visto? Sì, signore, c'è la lemosina, si fidi. Andare in giro così? Ok. Top. Ok, finiamo la cosa delle cortigiane e poi chiudo tutto video e live. Beh, per non fare live da un pezzo giocando mi è mancato in realtà, perché proprio Assassin's Creed adesso mi è mancato, non volevo notare. Mi piacerebbe vedere anche finire la sequenza 3 in live, in modo tale da fare tipo 3 live solo, magari ci starebbe fare 3 sequenze in ogni live. Però non lo so, dipende. No. Idea già scartata nella mia mente. Come è arrivata, pam, è andata a fanculo. Quindi. Non va bene così. Bella mossa. Mi sei piaciuto, Ezio. Ok. Anche quello bisogna sistemarlo, quello pigliaggio rapido. E qui. Ma è su? Sì, è su. È lì. Cicina, io ho fatto del mio meglio. Claudia. Madre. Sorella. Ezio. Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No. O meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Ezio è molto riconoscente. Sì. Fammene prendere qualcuno in più, perché non voglio che la differenza poi sia così devastante. Quindi triangolo per quello con l'architetto. Sì, andiamo. Prima però devo arrivarci all'architetto, non credi. E tu e il tuo cavallo del cazzo, Ezio. Sì, vai. E te pure arriva. Cosa vuol dire? Vabbè. Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci
Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina. Ed Ezio si becca il premio di fratello dell'anno. Vaffanculo, tu e il tuo 50% di sincronizzazione per il non nuotare. Acqua dei miei coglioni. Comunque, io chiudo la Ezio Collection e spengo la registrazione.